Gli alunni della terza A della scuola primaria di Nicone, piccola frazione di Umbertide, seguiti in questa avventura dalla loro insegnante Maria Anna Mattatelli, sono tra gli 8 vincitori della quinta edizione di Scrittori di Classe, il concorso nazionale di scrittura creativa per le scuole primarie e secondarie di primo grado promosso da Conad nell'ambito del progetto Insieme per la Scuola. Il loro racconto si chiama Un pipistrello per amico. Ha come protagonista il testimonial del concorso, Geronimo Stilton, impegnato insieme ai suoi amici a organizzare una festa in difesa dell'animale notturno. Abbiamo iniziato ad intraprendere questo viaggio, e sicuri che insomma, il percorso avrebbe portato a qualcosa di concreto per loro. Abbiamo lavorato utilizzando il metodo della scrittura collettiva Don Milani Docet, dove i bambini esprimono liberamente le loro idee e queste idee poi vengono rivestite delle parole giuste per dar forma e corpo al racconto, al nostro entusiasmante racconto. È un'iniziativa che a noi porta molto proprio in termini umani, perché c'è la vicinanza della comunità sul singolo territorio. Praticamente noi siamo presenti in tutte le province italiane, per cui siamo molto radicati nel territorio, e quindi l'incontro con le scuole, che per noi è il nucleo fondamentale della vita della comunità, è un'attività che vogliamo, è la quinta edizione, dicevo, e vogliamo continuare a portare avanti anche nel futuro. Ogni anno battiamo dei record, quindi sono sempre più scuole iscritte, più classi iscritte, e vedere il risultato negli anni ci porta a questo tipo di logica, per noi è veramente una grandissima soddisfazione. Riusciamo a stare vicino alle comunità con argomenti che sono importanti. Quest'anno la salvaguardia dell'ambiente. Questa edizione di Scrittori di Classe ha visto infatti la collaborazione con il WWF. Questo ha consentito ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi in modo divertente ai grandi valori dell'ecologia, del rispetto per la natura e della cittadinanza attiva. È un'iniziativa sicuramente più che valida, perché è già dalle scuole che bisogna formare il nostro futuro. E noi come WWF siamo ben contenti, sia in questa occasione ma anche in altre, di iniziare ad educare i bambini, perché sono i bambini che educano i genitori. L'espressione anche qualitativa della vittoria di un concorso dove hanno partecipato circa 25.000 classi dà lustro proprio alla nostra comunità. Quindi ringrazio la scuola del Niccone, ringrazio la terza classe proprio per questo risultato così importante raggiunto.